L'acacia saligna è un piccolo albero originario dell'Australia occidentale che è stato introdotto sulle coste del Mediterraneo come frangivento. È diventata una specie invasiva grazie alla sua alta capacità riproduttiva su terreni poveri e successivamente al taglio. La buona pratica del life maestrale si è svolta attraverso il taglio raso di questa specie, seguito dalla trinciatura del materiale vegetale e la deposizione sul suolo di questo materiale per arginare la germinazione da seme della specie stessa. Successivamente sono state effettuate delle spennellature sui tronchi recisi con un prodotto fitosanitario sistemico e sono state messe a dimora centinaia di piantine di specie della macchia mediterranea propagate e coltivate nel vicino vivaio forestale regionale Le Marinelle. L'eliminazione dell'acacia saligna ha portato anche a delle criticità proprio di interventi. Per questo si era pensato di utilizzare delle macchine agricole munite delle trinciatrici, però purtroppo per la natura del territorio non è stato possibile utilizzarle per la maggior parte dei casi e quindi si è intervenuto con l'ausilio di operai forestali, molte volte muniti di decespugliatori, proprio per interventi mirati su ogni singola pianta. E questo praticamente ci ha permesso di entrare capillarmente nel territorio e di fare un'ottima operazione, ma non basta perché restano praticamente dei semi nel terreno e quindi queste piante tendono a rinascere, un novellame se lo possiamo definire così. E quindi sempre dopo un buon monitoraggio fatto con gli esperti dell'università, loro ci avvisano e noi di nuovo con gli operatori dell'ARSAP della Regione Molise rinterveniamo per andare proprio fisicamente a estirpare queste nuove piante che sono nate in modo che si possa ottenere il risultato sperato che avevamo già come progetto iniziale.